Manca poco, anzi pochissimo, alla partenza dei cantieri dell'immaginario, la rassegna nel centro storico dell'Aquila di arte e cultura, con l'obiettivo di riportare la cultura in centro per tutti. Il direttore artistico dell'evento, il nuovo direttore artistico, che è il maestro Leonardo De Amicis, ha pensato ad un cartellone in grado di accontentare un po' tutti i gusti artistici, dai grandi ai piccini. La partenza è per il 7 luglio e la location è straordinaria, il restaurato Palazzo dell'Emiciclo. Il palco già è stato montato, tutto è pronto. E ad oggi questo è uno dei luoghi certamente più suggestivi della città. Lo spettacolo puoi fare il resto e non ha bisogno di presentazioni. In scena La buona novella di Fabrizio De André. Lo spettacolo sarà curato dal TSA d'Abruzzo ed artisti associati. Sul palco salirà il direttore del TSA, Simone Cristicchi, con l'Accademia Naonis, il coro del Friuli Venezia Giulia con il direttore Buster Sivilotti, in collaborazione con i solisti aquilani.